Per esprimersi al meglio sul campo da tennis è fondamentale sapere come funziona il nostro corpo e mantenerlo nella forma migliore. Per questo ci siamo rivolti agli specialisti di Top Physio. Oggi parleremo di fascite plantare, una patologia abbastanza frequente nei tennisti. La fascite plantare è un'altra patologia di riscontro frequente nello sport del tennis. La fascia plantare è una struttura fibrosa che si estende dal margine posteriore del calcagno fino a coprire le teste metatarsali. Questa fascia nel suo interno comprende i tendini, i muscoli e le ossa. La patologia della fascia plantare è abbastanza frequente nel piede piatto, dove chiaramente a causa della scomparsa dell'arco plantare la fascia subisce delle sollecitazioni meccaniche più importanti. Nel piede cavo, invece, dove è presente un arco plantare abbastanza accentuato, noi possiamo già capire da soli, seguendo l'anatomia del piede, che la fascia plantare di per sé è sottoposta a una trazione. Quindi anche in questo tipo di piede è abbastanza frequente una patologia a carico della fascia stessa. La patologia che interessa la fascia plantare è anche legata al terreno di gioco dove viene praticato lo sport e alle calzature che vengono usate. Quindi il consiglio fondamentale è controllare i piedi e quindi vedere se siamo portatori di un piede cavo o di un piede piatto, eventualmente correggere le nostre deformità iniziali e soprattutto curare l'uso delle calzature. Nei campi di terra usare delle scarpe che contengano il piede, che siano rinforzate ai lati in modo da aiutare nei movimenti di scivolata. Nei campi di cemento e di sintetico è importante avere una scarpa tipo running che possa contenere stesso bene il piede, ma nello stesso tempo possa assorbire e quindi ammortizzare gli urti, che sono molto più frequenti perché le forze dispersive nel campo di cemento sicuramente sono inferiori a quelle nei campi in terra e in erba. Stiamo eseguendo un trattamento con onde d'urto per una fascite plantare inserzionale, onde d'urto che servono a rompere delle eventuali fibrosi a carico della fascia o delle eventuali calcificazioni.